aspetto te. Sì, sì. Buongiorno, ci si ritrova. Buongiorno a tutti, è con estremo piacere che anche quest'anno accogliamo questa splendida occasione di fare festa alla nostra Anna Maria Luisa dei Medici, una persona che a Firenze ha dato tutto quello che poteva dare e forse ancora di più. Una donna davvero speciale che ha legato il proprio patrimonio di famiglia alla città e allo Stato per godimento dei forestieri e dei cittadini e per accogliere sempre di più presso appunto i nostri luoghi. È un concetto di tutela e valorizzazione di cui spesso sentiamo la necessità anche ai giorni nostri e spero, sinceramente spero, che i prossimi passi del nostro governo portino al rispetto delle sue volontà e non alla divisione del patrimonio che potrebbe prospettarsi. Io con gran piacere saluto e vorrei che una parola fosse detta dal nostro nuovo Monsignore, Monsignor Viola, che è parroco anche dell'insigne Basilica di San Lorenzo, che oggi è qui con noi e che magari dice due parole per omaggiare la nostra Anna Maria Luisa dei Medici. Il mio saluto è anche a nome del capitolo di San Lorenzo, che tutte le mattine si ritrova per un momento di preghiera, una preghiera che stamani è stata il suffragio di questa ultima discendente dei Medici, del ramo che ha guidato il Granducato di Toscana. Certamente sto entrando piano piano dentro questa storia grande che mi sovrasta e in qualche modo mi preoccupa, scoprendo tutti i personaggi che in qualche modo hanno reso bello, importante, unitario questo complesso. Ed è un sentimento comune, condiviso, la gratitudine che lo Stato, la città di Firenze, ma anche il capitolo e la Basilica di San Lorenzo devono alle volontà testamentarie, al cosiddetto patto di famiglia della Granduchessa. Io ringrazio la città che tiene viva questa memoria e quindi tiene viva una responsabilità. Se è vero che il cosiddetto patto di famiglia ha tutelato la città di Firenze, ha legato le grandi collezioni e i grandi investimenti alla città di Firenze, è vero che questo dono è una grande responsabilità, una responsabilità che ci vede tutti uniti anche nelle nostre diverse competenze e nei nostri diversi spazi di azione. E quindi mi fa veramente piacere essere con voi stamani, la prima volta, e tener viva la memoria, tener viva le tante memorie, che non è uno sguardo soltanto nostalgico verso il passato,
ma un impegno a guardare il presente e a progettare un futuro che in questi tempi è un futuro anche critico per tanti aspetti, guardare il futuro con grande speranza, con grande responsabilità, nella consapevolezza di ciò che è consegnato non solo alla nostra custodia ma alla nostra valorizzazione, perché come diceva la dottoressa Vietti, tanti possono affondare gli occhi e le mani in questo patrimonio stupendo, importante di storia e di arte. Grazie. Naturalmente a tutti coloro che organizzano e sostengono questa manifestazione, di cui veramente noi andiamo molto fieri, e concederei la parola alla dottoressa Viti per un saluto, per far capire comunque ancora una volta come le varie competenze, le varie possibilità di lavoro assieme portino senz'altro a dei risultati che da soli mai potremmo ottenere. Quindi grazie, perché questo è un segno della partecipazione della città, della politica cittadina, e noi ne siamo tutti quanti molto grati. Grazie, grazie dottoressa. Buongiorno a tutti, buongiorno ai turisti, ma soprattutto ai fiorentini, se ce ne sono qui stamani. È d'obbligo che la città si trovi in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue rappresentanze, qua oggi a rendere omaggio a questa donna che ha fatto tantissimo per la nostra città e che forse non è ancora così conosciuta in tutto quello che ha fatto dai nostri cittadini. Io per prima faccio una curva in questo senso, soltanto affacciandomi alla vita istituzionale e politica ho davvero potuto apprezzare e conoscere quello che Anna Maria Luisa De Medici, o Ludovica De Medici, ha fatto per Firenze. Ma non solo per Firenze, perché l'ha fatto per il mondo tutto, per il mondo dell'arte, della cultura, di tutti coloro che possono venire e riconoscere in questa città un patrimonio unico, inestimabile, che grazie a lei è rimasto là dove era stato creato e là, nei posti dove era stato pensato, creato e prima pensato e poi creato. Quindi, da parte nostra sicuramente ancora tanto lavoro per far conoscere, apprezzare e riconoscere la grandezza di questa donna che ha avuto non soltanto da parte sua amore per l'arte, non soltanto fiorentina ma anche in Germania dove aveva vissuto, tanto aveva fatto per l'arte di quei luoghi, ma perché è stata lungimirante. E questa è una cosa, una virtù alla quale noi tutti dovremo aspirare. La lungimiranza è riuscire a vedere e a capire che quello che abbiamo non è per noi, ma è per chi verrà dopo di noi negli anni, e noi siamo in questo chiamati a custodirlo, a valorizzarlo nel miglior modo possibile. E in questo è fondamentale ciò che avete già detto voi, cioè lo stare insieme, chi deve e chi ha la responsabilità, come diceva adesso il Monsignore, di trovarsi a dover custodire questo patrimonio, perché insieme, con le differenze a volte e con il confronto, si porti avanti l'unico interesse che è di tutti, cioè non far mai cessare e valorizzare sempre di più tutto quello che ci hanno lasciato in custodia. Quindi grazie a tutti. Grazie a voi per il lavoro che fate. Un saluto e un ringraziamento a tutti i presenti, benvenuto, e in particolare un ringraziamento alle autorità qui presenti. Solo
Volevo chiedere un momento di concentrazione, una benedizione e una preghiera alla mia antenata, alla Chiesa dei Medici, anche a nome della dottoressa Bietti, che mi ha chiesto di portare questa benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore. Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle il mattino. Israele attende al Signore, perché presso il Signore è la misericordia, e grande presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. L'eterno riposo dona a lei, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Per la misericordia di Dio, l'anima di Anna Maria Ludovica e di tutti coloro che qui sono sepolti, riposino in pace. Amen. Allora vi lascio con l'elettrice palatina, la gran principessa. E ancora non sa da saper notizia da Rinucci. Carissimo zio, quanto desidererei di poterle ancora scrivere. Per burlare un poco dell'allegra sua corte della Peci e per inchinarmi a Celia alla sua bellissima pancia. Tutte le nostre speranze si sono infrante alla vostra morte. Ieri, cavalcandovi nelle vostre stanze serrate, mi si è serrato anche il petto. Io non sono stata capace di avere figlie. Il cuginino che da voi attendevamo è rimasto solo un miraggio. Basta, basta, io vado entrando in materia che mi ci imbroglierei anch'io. È possibile che il nostro signor padre non si risolva d'altro che ad attendere rifugiato in Pini. E preci e digiuni e preci, serrato al freddo e al buio. Bui corridoi, nere le livree dei preti che l'attorniano notte e dì.
sappia fare quel che c'è da fare per la gloria di Dio, ma non è solo la questione. Un sovrano debba guardare anche alle cose temporali. E il nostro fratello Gian Gastone, che mai abbia mostrato di avere alcuna fortezza, vada consolandosi col suo Giuliano. Serenate alla luna e vino. La città lo dileggia e offende la casa nostra con le sue ubriachezze. Il Granducato è caduto da cavallo ancora una volta. Come trovare la maniera di scuoterlo? La sua condotta non ci arreca che vergogna. Sulla corte è scesa una greve melanconia. Mi par che tutto stia volgendo al vespero. Ormai lo vedo chiaramente, è scritto il fine della nostra casa. Temo che sarà tagliata come ramo senza frutto, persino dalla memoria della gloria. Se penso a quanto desiderio ci struggeva di rivedere la mia amata Firenze, e quel che vo' trovando quanto lontano dai ricordi di giovinetta. Ci vuol della flemma davvero e tranquillità grande per non pensare al passato. Si deve in ogni modo convocare il Senato fiorentino. Il Rinuccini deve insistere affinché il Granduca nostro padre perseveri in questo proposito. La questione della successione deve essere presa in indipendenza. Firenze non è ancora un feudo dell'impero. Se ne è discorso già troppo. Con Sua Altezza Reale l'Imperatore, con Luigi, con gli altri grandi d'Europa. Se sarò io a portare la corona, mi sarà concesso di lasciare dopo la mia morte il restaurarsi della Repubblica per le soddisfazioni e convenienze reciproche e principalmente per l'avvantaggio della Toscana. Così i fiorentini avrebbero a ricordarci come i sovrani chiamarono Firenze al punto da non lasciarla che a fiorentini. Ma è ancora troppo presto. Molte sono le difficoltà e solo il tempo vedrà se Rinuccini sarà riuscito a far breccia nelle decisioni imperiali. E se si fosse a dover lasciarla a sovrani stranieri, c'è da sperare ben poche cortesie da questa gente affamata. E temo che andranno sciupando tutto quello che andranno trovando. Si deve pensare allora e massimamente a preservare quegli effetti e rarità ed altre cose preziose che sono vanto e ornamento del nostro Stato. E desidero massimamente che si facciano fare gli inventari di tutte le galanterie gioiellate, statue, quadri, biblioteche, sante reliquie ed altre cose preziose della nostra serenissima casa, a ciò che futuramente si possano andare ordinando in gallerie e gabinetti. E vi si metta anche tutti gli oggetti di nostra possessione che portammo di Düsseldorf. Tali ornamenti hanno da essere vanto e gloria nostra, che sempre la casa dei Medici fu patrona d'arte e d'artisti, perché dalle arti e dalle lettere la felicità dei popoli in gran parte dipende. E l'innalzamento degli animi alle cose più superne. In questo voglio disporre inoltre che dei miei danari si stabilisca una rendita annua alla chiesa del Santo Lorenzo, la quale ancora manca della decorazione della cupola e di terminare le cappelle re imperfetta.
tale rendita abbia a proseguire anche dopo la nostra morte e l'ordine sia messo a registro, a ciò che futuramente non si possa impedire di dare compiutezza a detta venerabile Chiesa. In ultimo, fatemi la grazia di convocare il Foggini. Voglio chiedergli consiglio per l'arredo dell'ultima stanza nostra, che vorrei trasformare un gabinetto d'opere, di collezioni e di porcellane come ne avevo a Bensberg, il quale pretendevo fosse una delle cose più belle di Germania. Le opere pubbliche e le regalie della corte faranno splendere di nuova luce l'ultima stella dei Medici. Sembra per lei che non ci sia più opzioni, diciamo, non ci sarà più speranze nel trovare un regista, quindi deve cercare di capire cosa fare, perché, avete capito, il patrimonio non vada per tutto. Questo è veramente una delle cose essenziali. Però ovviamente tutte le vostre curiosità sono più che benvenute. Ci pensa? Sì. Perdonate. Ci sono degli ospiti in anticamera che avrebbero desiderio di intrattenersi con voi. Vorrebbero loro intendere da voce vostra quale sarà il destino della casata, della dinastia. Se lo sapessi, è nelle mani di Dio. Non hanno loro poi conosciuto la corte di Toscana quando voi ancora eravate provincella? E ben si chiedono quali siano le differenze tra la corte antica e quella che voi ora ritrovate nel vostro ritorno. Siano le differenze tra i ricordi di giovinetta e risvegliarsi da grande. Cosa vi porta in visita oggi? Siete foresti, lo veda bene, ma parlate il fiorentino. Sì. Io ho trascorso la prima parte della mia vita a Firenze. Esser nata e rallevata in Firenze renda difficile ambientarsi in qualunque altro posto. Ma ho trascorso anni felici. Sono cresciuta rallevata dal mio carissimo padre, Cosimo III, il Granduca di Toscana, e la mia augusta nonna, Vittoria della Rovere, ne avrete sentito parlare, donna di temperamento. Buona parte della nostra infanzia la trascorremo nella villa del Poggio Imperiale. Fu lì che passavamo i nostri giorni, studiando, dedicandoci all'arte, un po' allo studio della musica e alla caccia. Ho una certa inclinazione per la caccia. Sovente mi rassomiglino a Diana. E a 24 anni il mio signor padre mi informò che dovevo sposare l'elettore palatino, Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg. Ci sposammo per procura, come accade sovente. Egli era a Düsseldorf e noi eravamo qui. L'anello a dito ce lo mise il nostro compianto fratello, il Gran Principe Ferdinando. Ci sposammo in Duomo. Poi iniziamo un lungo viaggio per trovare la nostra nuova casa. Ci accompagnò l'altro nostro fratello, Gian Gastone. E dopo 25 anni d'assenza, trovo una corte assai rilasciata e ho perso mio zio, ho perso mio marito, ho perso mio fratello e soprattutto ho perso la fiducia che accetteranno la nostra proposta, ma dobbiamo continuare a insistere. Vorremmo tanto che accettassero l'idea che una femmina possa prendere la corona,
ma non è l'unico problema. Non ci basti, sapete, perché alla mia morte, senza figlioli, cosa accadrebbe? Il nostro signor padre cerchi di convincere il Senato fiorentino a concederci la successione e il restaurarsi della Repubblica alla nostra morte, sempre se Gian Gastone non avrà figlioli, ma ha abbandonato sua moglie in Boemia molti anni fa. Non credo capiterà. La sua difesa della principessa, bisogna dire, sua moglie non era di particolare grazia. E questo ci addolori personalmente. Sapete, fummo noi a insistere che poteva essere un buon matrimonio. Anna Maria Francesca, principessa sassone. Ma ella, oltre di non essere troppo aggraziata, non volle mai vedere Firenze e pretese che Gian Gastone andasse a vivere con lei nel castello di Rastatt in Boemia, una cittadina di provincia. Mio fratello, un uomo colto e abituato a indulgere in molti dei suoi interessi. Sfortunatamente non fu un matrimonio ben combinato e la moglie sembrò aver molto più interesse nei suoi cavalli che nel suo sposo. Non ebbero figli. Non so perché, ma il Dio non ha voluto per molti di noi medici dei matrimoni infelici. Il mio lo fu, assai. Anche quando nostro zio, che era cardinale, fu costretto a lasciare la porpora cardinalizia per risposarsi con una Gonzaga, purtroppo la fanciulla era troppo giovine per accettare mio zio di buona grazia. Insomma, nemmanco loro ebbero figlioli. 2 anni dopo mio zio rende l'anima a Dio. Come vedete, beatissima, altissima sorte che il nostro nome finisca nel nulla. E con il nostro nome, le nostre favolose collezioni, che la mia famiglia, le avrete sentito parlare, da secoli amorevolmente acquisti, commissioni. Come possiamo sperare che un forestiero, di qualunque parte arriverà, possa vedere con lo stesso amore questi oggetti e possa volerli proteggere? Come non pensare che cercheranno di trarne guadagno? A proposito delle collezioni della principessa, dove si trovano i vostri interessi nelle collezioni? Insomma, quali sono gli oggetti che voi preferite? Vi siete forse portato un po' di volta a Düsseldorf? Ho saputo che siete stata, come dire, colmata di regali, presenti. Il nostro signor marito, che, come accada sovente, io non avevo conosciuto, era di 9 anni maggiore di noi, ma appena lo conobbi, seppi che il Dio era stato generoso. Gli è omodi, era, dovrei dire, omodi, grandissima bontà. E seppi che avevo grande passione per l'arte, in special modo per le porcellane. Ne avete mai viste? Di quelle che vengono dal cataio e dal cipango. Le cineserie o giapponeserie avevano la fortuna di essere molto vicini ad Amsterdam. Era gran smercio di questi oggetti e il nostro signor marito ce ne regalò assai. E anche i buccheri, vasetti di terracotta, ci piacciono moltissimo. E vari ciondoli, magari con pendenti, con perle scaramanze e filigrana d'oro. E il nostro signor padre ci inviò anche magnifico inginocchiatoio in ebano e madreperla, oro smaltato, pietre dure. Ce lo riportammo con noi insieme a un'immagine cui io sia molto devota. Era di mia nonna, ce la inviò per le nozze, una madonnina con bambino di Carlo Dolci. Ma erano le mie possessioni, io non ebbi l'ardire di portar via nulla che non fosse nostro. Qualcuno di questi signori, a quanto ho capito, gran principessa, aveva certe nozioni, nonché piaceri nelle cose della musica. Non ho avuto modo di dire loro che voi avete, insomma, incontrato tra le stelle più importanti del mondo musicale d'Europa. È ben vero. Il nostro compianto fratello era molto vicino ai musicisti ed era eccellente musico egli stesso. Era un maestro del contrappunto.
il Gran Principe Ferdinando, egli era molto vicino allo Scarlatti e anche noi ci portammo a Düsseldorf questa passione. Nostro marito ci fece costruire un teatro sì che potessimo dilettarci e ci lasciò libertà di invitare anche musici di nostro gradimento. Abbiamo già accolto Handel tanto tempo fa e vorremmo che tornasse qui, che si esibisse qui in Firenze, per noi e per i fiorentini, e anche un italico, Antonio Vivaldi. Sì, abbiamo grandissimo gusto per la musica, non sappiamo suonare sfortunatamente. Grande principessa, siete stata amata un po' con tu, mi sento di dire di sì. Quando sono arrivata, non è che ebbi subito un'impressione di gran calore, intenderete, siano popoli assai differenti da noi, molto freddi. Ma se vi portare, io credo, una ventata del nostro gusto per la bellezza, che è proprio italico. E riuscimmo anche a vivacizzare molto, diciamo, il mondo culturale. Invitammo molti grandi artisti e tanto pittori. Credo che, diciamo, i sudditi del Palatinato abbiano imparato ad apprezzarsi assai. Ma vedete, una volta che il nostro marito morì, non aveva più senso rimanere lì, non c'era più legame. E questioni urgenti ci richiamavano qui. Gran principessa, come è stata accolta il suo rientro dal popolo fiorentino? Il popolo fiorentino ci dette grandi dimostrazioni di affetto. Io conosco bene cosa dicono, soprattutto di nostro fratello Gian Gastone, ma ho convinzione che i fiorentini sapranno comprendere che è comunque migliore la sorte di quelli che abbiano pessimo governante ma di casa che non buon governante forestiero, intendete? È ben vero, noi siamo uomini con difetti come tutti, ma io credo che fossero assai felici di vederci tornare. Il nostro signor padre ci aspettava, dopo aver fatto sparare 3 salve di cannone, nella Santissima Annunziata, e insistette che non dovessimo inchinarci davanti a lui, e ci dette grande dimostrazione d'affetto. Credo che siamo mancate molto alla nostra famiglia. Certo, ci piacerebbe che adesso i nostri parenti più prossimi mostrassero la stessa fermezza d'animo. Non posso negare che ci sentiamo un poco sole. Nostro padre, l'avrete sentito, è uomo assai devoto, che ama circondarsi di preti dalla mattina alla sera, e questo gli sarà di grandissimo beneficio per quando arriverà il momento che Dio lo richiamerà a sé, ma vi siano questioni assai pressanti che ci richiamino l'attenzione, per non parlare di mio fratello Gian Gastone. Purtroppo una sua debolezza di carattere, una sua inclinazione alla melanconia lo facciano dare pessimo spettacolo di sé, non credo di dir niente di segreto. Spero che avrà il buon gusto almeno di cominciare a ritirarsi nelle sue stanze e di evitare perlomeno di dare spettacolo così vergognoso di sé davanti al popolo. Comprendete, Gran Principessa, che il Gran Principe Gian Gastone abbia qualche risentimento nei vostri confronti, poiché avete sussurrato voi a vostro padre, se non sbaglio, il nome della sua felice sposa. È egli che ha deciso da tempo di non prendersi il greve peso dello Stato sulle sue spalle, e non credo proprio che ci darà degli eredi. Allora mi paia che per il bene non solo della nostra famiglia ma di Firenze sia necessario proprio in questo momento dimostrare grandissima fermezza. Io ho timore che accada l'inevitabile, che se venissero dei forestieri adesso facessero man bassa di tutto quello che trovino sulla loro strada.
È di fondamentale importanza in questo momento di fare inventario, di ordinare tutto ciò che è della nostra possessione. Intendete, parliamo di libri, biblioteche, statue, antichità, cammei, gioielli, oggetti di manifattura. È necessario dare ordine e creare un cosmo, un mondo ordinato, in cui chi arrivi non si senta libero di far cassa. Questo è il mio impegno adesso, insieme a quello di provare ad andare rintracciando tutti i rami più sperduti della nostra famiglia. Se noi lasciassimo a ciascuno di questi membri anche un piccolo dono, questo impedirebbe che si disperdessero tutti i nostri beni. Ma non lo si faccia solo per la nostra famiglia. Io credo fermamente che queste magnifiche opere d'arte non siano solo gloria nostra, ma siano ornamento della Toscana. Voglio dire, che la rendano ancora più bella. Non è forse per questo che tanti forestieri, in specie dall'Inghilterra, giungano in sempre maggiore numero, attirati dalla curiosità e dalla voglia di conoscere da vicino queste magnifiche opere d'arte. E pensiamo a ciò che stia accadendo in altre parti d'Europa. V'è adesso la tendenza di regnanti che abbiano collezioni di aprire un poco le collezioni anche ai sudditi. Non credete che questo conservare e condividere i beni sia di utilità per il pubblico, sia modo di innalzare anche i sudditi che non abbiano facilità di vedere la bellezza, anche d'animo, di educarli? Non so se ce lo permetteranno, ma questo sarebbe il nostro sogno. Gran principessa, in quale momento, in questo momento, le è venuta l'idea poi di redigere il patto di famiglia? Non conosco cosa intendete. Lei ha redatto prima di morire un patto di famiglia, elencando tutti i beni, o sbaglio, lasciando tutto alla cittadinanza fiorentina. La principessa, in effetti, abbiamo anche noi udito in Europa altre corti che avevano a redigere questo patto di famiglia. Voi parlate delle corti, sì, forestiere, o parlate della corte nostra? La corte nostra. Ma voi riuscite, dico, ad antevedere quello che nostra principessa avrà a fare? E forse gli è un augurio. Gli deve essere un augurio. Al momento stiamo ancora sperando che non sia del tutto necessario. Voglio dire che se il nostro padre riuscirà a convincere il Senato, ma il Senato fiorentino ci preoccupi meno, se riuscirà a convincere l'impero e gli altri grandi d'Europa alla successione, non sarà unica clausola. Quello che nostro padre proporrà sarà la successione per via femminea e dopo la nostra morte il restaurarsi della Repubblica. Così che sarà necessario pensare a come, ma sarà come un regalo diretto alla città di Firenze. Ma ancora è molto presto, se ne stia discutendo. Non so cosa accadrà. Forse la principessa, perché tutti possano far domande anche degli illustrati, sarebbe bene di cangiarsi. Vabbè, torniamo mai in presente. Se avete ora domande. Il fatto di famiglia è ancora di là da venire. Questo 1717, 37 alla morte di Gian Gascone. Sarà discussa questa possibilità della successione femminile, in realtà si discute in varie parti d'Europa che hanno molti problemi simili, di non avere eredi o di avere solo eredi donne. Però quello che propone Cosimo di tornare alla Repubblica chiaramente è una cosa che spaventa tantissimo e quindi non sarà nemmeno contemplato, cioè in modo serio, però sarà lungamente dibattuto. Il patto di famiglia è il risultato di tutte queste riflessioni e di un lavoro durato 4 anni con tutti questi studiosi, di andare a recuperare tutto l'albero genealogico,
di fare gli inventari. Anche questa è un'idea di grandissima modernità, perché se tu fai inventare tu sai precisamente cosa hai e dov'è, e quindi diventa difficile far sparire le cose. E di far testamento, quindi sono 4 anni di lavoro, ma sono idee che già evidentemente stanno cominciando a maturare. E il terzo articolo, che è quello per noi più pregnante, quello in cui si usano queste parole: ornamento dello Stato, utilità del pubblico e curiosità dei forestieri, purtroppo ha anche alcune righe che dicono tranne arredi e argenti. E infatti cosa fa il Lorena? Appena arrivano rispettano tutto il patto di famiglia, ma si portano via vagonate. Infatti abbiamo perso tanto, comunque. C'era Gian Gastone, aveva un letto di argento massiccio e una serie di mobili interamente d'argento, le argenterie, le suppellettili, i vestiti, la guardarobe, tutto questo sparisce, però il grosso fortunatamente insomma viene proprio specificato. Molto per questo. Sì, c'è da ringraziarla parecchio. Sì, sì, io immagino che sia nell'archivio di Stato, insomma, che questa è un'idea veramente moderna e importante, come queste parole su cui si è ragionato molto, la curiosità dei forestieri. Già dal 600 comincia questa moda di venire, già Roma e Napoli molto, Firenze comincia a entrare un po' nel circuito, quindi l'idea che, insomma, che è alla base del nostro turismo, insomma, di oggi, no? Della curiosità che attira forestieri per vedere questi oggetti d'arte. E poi è già un periodo, insomma, siamo già in ambiente illuminista, quindi l'idea che c'è in varie corti, che è quella piano piano di aprire, quindi l'inizio dei musei come noi li conosciamo. Proprio gli Uffizi verranno aperti al pubblico sotto un altro Lorena, Pietro Leopoldo, che proprio in vista dell'apertura come museo prende questo enorme patrimonio e comincia tutto uno studio storico per poi riarrangiarlo, che porterà agli inizi praticamente degli studi moderni della pittura italiana. Questo vale per le biblioteche, vale insomma per quasi tutto il nostro patrimonio culturale, insomma. E anche l'idea che passano i regnanti, ma che questi oggetti d'arte sono ormai patrimonio della città e sono ormai l'identità della città. Il concetto di ornamento vuol dire proprio questo, quindi non possono essere spostati. Quindi io te li do a te Lorena, ma tu non li puoi spostare. Insomma, è un'idea. Gran principessa, curiosità. Sì. Una volta fece brutto il consorzio. Non ha mai pensato che sposarsi. 49 anni, quindi insomma. All'epoca era. Ora no. Quindi insomma, anche nella nuova corte. Insomma, lei è addirittura lo segue anche nelle spedizioni militari, tutti dicono una donna di insomma, buona tempra, che affronta i rigori dell'inverno, quindi gli sta molto vicino, sono molto molto vicini. Quindi lei ha un matrimonio felice. Non si ha nessun documento certo su questo, ma probabilmente ha avuto 2 aborti. E c'è questo ciondolino con una culla vuota che ci fa pensare che probabilmente appunto lo chiede che sia preparato per lei, commissionato perché pensava di essere incinta, quindi sicuramente ha avuto degli aborti, nessun figlio, 25 anni di matrimonio. Si ragionava sul fatto che geneticamente probabilmente insomma queste famiglie sono tutte imparentate. Quindi insomma il fatto che nessuno poi riesca a fare figli, problemi di impotenza, obesità, insomma sicuramente anche questo aspetto, se pensate, di 3 matrimoni non si ha nemmeno un erede. La mescolanza. Insomma questo geneticamente proprio probabilmente non aiutava.
Va bene, allora ci salutiamo. Grazie.